Comunque, la questione di Aristarco, qui tutti questi personaggi vengono, raccontano in prima persona quello che hanno pensato, e quindi c'è proprio una storia dell'astronomia dall'antichità fino ai tempi più recenti, passando attraverso anche i secoli della nascita della vera scienza, cioè Galileo, Copernico, Galileo, Keplero, eccetera, eccetera, per arrivare poi alle cose più recenti, di cui magari dirò due parole più avanti. Quello che sappiamo oggi dell'universo è moltissimo rispetto a un tempo, ma è ancora niente rispetto a quello che si dovrebbe sapere. Ecco perché io sono sempre così indignato quando vedo la gente che, l'ho ripetuto, l'ho scritto, la gente che salta a conclusioni così metafisiche, no? Appunto, cioè il creatore, il non creatore, cioè non abbiamo assolutamente elementi per dire, neanche per dire non credo, non abbiamo nessun elemento, nessun senso, cioè non si conosce realmente come l'universo sia fatto, come evolverà, si conosce, si fanno delle ipotesi, alcune potranno avverarsi, altre meno. Allora, tornando all'onnipotente, l'onnipotente di fatto è il moderatore di tutto il dialogo, viene chiamato poi Mister O confidenzialmente, Mister O, che vuol dire anche mistero, si fa chiamare così dalla gente e si fa raccontare tutto, per filo e per segno. Naturalmente ci sono scontri tra diverse opinioni, c'è chi difende disperatamente le cose che aveva affermato, come Aristotele, che è un po' irriducibile, non accetta molto di essere che la storia sia evoluta, eccetera, eccetera. Poi naturalmente ci sono i personaggi del lato chiamiamolo fideistico, appunto Zichichi in primis, e ci sono i sostenitori delle teorie evoluzionistiche di tipo intelligente, cioè quelle nelle quali ci sarebbe un creatore che ha creato il mondo e poi ha predisposto l'evoluzione successiva, sapete questa teoria del creazionismo intelligente, ci saranno pure dei creazionisti invece del creazionismo idiota, cioè quello che dice. C'è anche Zichichi nei personaggi, sì. E poi messo con questi così importanti si monta la testa. È abbastanza capito, secondo me non ci arriva, però le frasi sono sue, scritte e pubblicate, ci arriverà a capire che le tue persone scritte e pubblicate, per cui basta che legga, se legge sto libro lo capisci. Ho preso le sue parole come sono in rete, come sono sui giornali, insomma. Va bene, allora insomma, a questo punto ci sono dei interessanti battibecchi, per esempio uno che mi è piaciuto molto approfondire è stato quello tra Newton e Hooke. Quando Newton formulò la sua teoria della gravitazione, cioè dicendo che le forze gravitazionali sono proporzionali alle masse dei due corpi che si attraggono e sono inversamente proporzionali al quadrato della loro distanza, salta fuori, guardando un po' la storia di quel tempo, che la stessa cosa l'aveva già capita Hooke, che era anche lui membro della Royal Academy, Royal Society, e che però era un personaggio molto meno sussiegoso di Newton, era anzi uno che era stato colpito da disgrazie in gioventù, era rimasto storpio, insomma, cose del genere, quindi era trattato molto a pesci in faccia da tutti. Quindi, sebbene lui avesse sulla gravitazione delle idee lucidissime, confrontabili a quelle di Newton, poi la storia ha dato tutti i meriti a Newton e nessuno a Hooke. Oggi c'è una ripresa della stima per Hooke, che emerge anche nel colloquio che io fatto avvenire tra i due. Bruno, la figura dell'onnipotente, Bruno com'è? L'onnipotente che io metto dentro è quello che Bruno ha descritto abbastanza dettagliatamente, cioè in sostanza scomparsa di ogni traccia di un Dio personale. Bruno non era non credente, Bruno era credente, ma nel senso che questo Dio è l'universo stesso, cioè non entra in dettagli, in rapporti dettagliati né con i singoli individui né con i singoli pianeti, cioè è un personaggio, diciamo, che in qualche modo è immanente nel creato, è il creato stesso, insomma. E poi vedremo che questo discorso oggi si ripresenta in maniera abbastanza interessante. Comunque il mio Dio quindi è nient'altro che la natura, che poi è anche il Dio di Galileo, perché malgrado i cattolici oggi durante i secoli abbiano fatto di tutto per far passare Galileo per un fedele e zelante credente della Chiesa cattolica, la mia convinzione
per avere scritto qualcosa su Galileo e averlo letto abbastanza a fondo, è che Galileo semplicemente si cautelava, sapendo cos'era successo a Bruno, che era finito sul rogo, e che quindi nei confronti di questi argomenti stava sempre zitto, e se doveva dire qualcosa cercava di esprimersi in maniera ossequiosa nei confronti del Papa e delle autorità. Non di meno, qualche volta gli scappava detto qualcosa, soprattutto nelle lettere private agli amici, e quindi in realtà si deduce, alla fine, se si conosce a fondo Galileo, che Galileo non aveva un'idea di un Dio che si occupasse delle persone, che fosse rappresentato in terra da quella Chiesa, aveva un'idea di un Dio come di del creato, come di quello che ci sta intorno. Tutto quello che c'è. Ma questo è, continuano questa visione di Dio? È corretto chiamarli credenti? No. Perché credente per me non è come il Dio personalizzato. No, no, no. No, 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 no. Non il è Dio corretto chiamarli credenti. Sono, credono in quello che c'è, credono in quello che si vede. Poi a questo quello che si vede possiamo dire, possiamo chiamarlo con un'etichetta Dio, però potremmo metterci un'altra. Io dico l'esistente. Per me è l'esistente. Quindi questo è il mio onnipotente e naturalmente come tale si pronuncia, parla e dalla sua stessa bocca gli faccio tirare fuori condanne severissime nei confronti di tutte le chiese, a cominciare da quella cristiana o cattolica. Quindi è particolarmente piacevole per chi ha il dente un po' avvelenato con questa struttura cattolica che noi conosciamo, perché in fondo Dio stesso ne nega, le nega il diritto di fare quello che fa. Anzi, è particolarmente severo con i credenti, perché dice i credenti in fondo sono solo degli opportunisti, le persone che non credono, che non affermano comunque di credere in qualche cosa, sono invece quelle che si assumono le loro responsabilità, anche di fronte a un'incertezza fanno una scelta, quindi la mia stima va ai non credenti. Quindi questa è una posizione che lui più volte porta fuori. Naturalmente è chiaro che questa cosa mi ha divertito moltissimo chi la pensa come me, un po' meno chi la pensa nell'altro modo. Certamente Ratzinger non sarà molto contento a sentirsi gli improperi che l'onnipotente gli manda. E allora Ratzinger e poi naturalmente l'altro Papa che entra in questo discorso pesantemente, che fu Urbano VIII, che ebbe un ruolo determinante nella condanna di Galileo. Tornerò un momento sulla condanna di Galileo con una lettura del libro. Allora, le tesi di Bruno, vediamo un attimo quali erano. Bruno per primo parlò in maniera molto esplicita: eliminazione di una sfera celeste chiusa, che era un concetto aristotelico, cioè il cielo, le stelle fisse erano una sfera, fuori niente, fuori non si sapeva, non c'era niente. Gli altri pianeti hanno una natura simile alla Terra. Diceva, per esempio, esistono innumerevoli soli, innumerevoli terre ruotano attorno a questi soli, similmente come i sette pianeti ruotano attorno al nostro Sole. Questi mondi sono abitati da esseri viventi. L'universo è infinito e non ha un centro, e la Terra ovviamente non è ferma e non è al centro dell'universo. I mondi sono infiniti, una moltitudine di mondi. I mondi, la materia è infinita ed eterna, e quindi qui questa materia in qualche modo si identifica con quello di eterno che può essere, che può esserci, non dico che c'è, ma che può esserci. E quindi queste cose furono le posizioni di Bruno, gli costarono care. Voi sapete bene che Bruno aveva anche fatto affermazioni più pesanti dal punto di vista della dottrina cattolica, aveva affermato che la Trinità non esisteva, che la Madonna non poteva aver partorito vergine, che non poteva essere ascesa, non so se questo dogma c'era già a quel tempo, comunque sono tutti i dogmi proclamato, ma era parte del magistero. Su tutto lui aveva proprio negato pesantemente. Quando si trovò all'ultimo processo, all'ultima udienza, gli fu chiesto se lui rinnegava le cose che aveva detto, e Bruno accettò di rinnegare tutte quelle frattaglie, chiamiamole i dogmi, ma non volle assolutamente rinnegare il concetto di infinità e molteplicità dei mondi, e che la Terra non è ferma e che la Terra non sta al centro dell'universo. Su queste cose non accettò di transigere e finì sul rogo, soprattutto per questo atto di superbia. La Chiesa si teneva moltissimo a che la Terra stesse al centro dell'universo, no? Tant'è vero che negli anni successivi a Bruno
schieramenti dei filosofi che si espressero su queste idee bruniane furono chiarissimi. I cattolici e comunque i religiosi si schierarono contro Bruno e i laici si schierarono a sostegno di Bruno. Quindi per esempio si può citare, trovò sostegni per esempio in inglesi come William Gilbert e Thomas Harriot, due fisici celeberrimi, nell'olandese Christian Huygens, ottico famosissimo, fisico famosissimo, quindi sempre diciamo in zona, chiamiamola protestante. E anche io credo in Galileo, se ho capito Galileo a fondo, anche Galileo condivideva l'idea di Bruno, però si guardò sempre, molto bene, cauto. Sì, si guardò sempre bene dal dirlo perché sapeva benissimo i rischi che correva.